dal vivo, naturalmente potrete intervenire quando vorrete, siamo assolutamente dal vivo. Naturalmente spero ci siate, saremo anche in diretta su Instagram tra breve, quindi spero arriverete, anzi mi potrete guardare su Instagram non appena avremo finito di registrare questo video qua e parleremo di tante cose. Come sapete, la formazione di Chioli ha perso ancora a Bergamo. E questa è una cosa molto grave per i tifosi del Milan, perché crediamo che in fondo non avessero meritato di perdere, ma sappiamo che il calcio è fatto di episodi, quindi a volte le squadre vengono condannate, secondo molti di noi, senza alcun motivo. Penso che complessivamente abbiamo fatto sì un brutto primo tempo, perché comunque abbiamo preso gol, poi hanno pareggiato con Giroud, poi ancora gol, e sempre da Lookman che ha fatto una doppietta, uno fra i quali fa questo assist di Cutler, che fino all'anno scorso giocava con il Milan ed è in prestito lì a Bergamo. Poi, per il resto, quello che voglio dire è che, insomma, ragazzi, ci sta di perdere una partita, ma non è tempo di recupero, questo lo volevo dire, perché, insomma, una squadra come il Milan non può permettersi certamente certe cose, questo è sicuro. Poi volevo anche salutare tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, come Ilenia Gazzola, come tantissime altre nostre amiche di Facebook, Barbara Nicolè e tutti coloro che mi stanno seguendo. Spero che mi arrivino solo commenti positivi in questo nostro video, perché comunque dovete sapere, cari amici che mi seguite e che avete la pazienza di supportarmi e sopportarmi, scusate il gioco di parole, io sono estremamente una persona corretta e talvolta mi è capitato durante la mia esperienza di youtuber e conduttore di trovare commenti poco sgradevoli, soprattutto per il mio tipo di patologia che purtroppo ho. Detto questo, non voglio che mi regalate nulla. Se mi volete seguire, spero che lo facciate con il cuore come sempre. E quindi vi invito assolutamente a seguirmi nei vari social come sempre, da Instagram a Facebook a X, perché ricordiamo che il vecchio Twitter ora si chiama X, quindi Samu 1082 X è il mio profilo, quindi venite, quindi iscrivetevi se siete famosi ancora di più, e quindi insomma io sono qua esclusivamente per voi e per fare contenti voi. E quindi insomma così. Ed ora passiamo a parlare un po' di musica. Vogliamo sempre pensare che Walking Around ha superato la canzone
All I Want for Christmas di Mariah Carey. Ora non so se si trova nella playlist di Spotify, però questa cosa mi ha sorpreso, perché per anni la regina di Natale è stata Mariah Carey, con un brano datato 1994. Ed ora, amici, dopo aver parlato un po', passiamo alla musica. E quindi andiamo a sentire la nostra playlist di Spotify. E quindi ci sentiamo fra un po'. Ed ora, amici, la cantiamo insieme. Datato 1958, amici. Torniamo alla nostra diretta normale e parliamo di altre cose, perché naturalmente tiro in banco questa cosa, si parla sempre di campionato, tra poco arriva il calciomercato, quindi vorrei sapere un vostro parere a riguardo di quello che sarà, perché abbiamo visto un Milan a tratti
ma solo a tratti buono, discontinuo e devo dire sinceramente poche speranze di scudetto, anche se solo siamo praticamente nelle prime 13 giornate. È presto ancora per dirlo, però secondo me c'è quest'anno un Bologna sorprendente. Bisogna essere obiettivi, perché ogni tanto un po' di onestà intellettuale non fa male a nessuno. Detto questo, amici, speriamo che alcune squadre si riprendano e speriamo soprattutto di vedere un buon Milan in futuro. Prevedo le prossime partite, una missione un po' difficile per la formazione di Pioli, però tutto sommato con il Monza è una partita trabocchetto che io non farei pronostici di grande tipo, perché comunque loro hanno giocatori di grande tecnica, di grande spessore, col pari tra tutti, ma anche un Colombo in grande spolvero. Detto questo, finiamo questa nostra trasmissione, vi diamo appuntamento alle nostre prossime dirette, amici telespettatori, e ci risentiamo prestissimo. Ciao!